e benvenuti a Venezia. Vi faccio semplicemente vedere questa magnifica stanza nell'albergo in cui alloggio. Allora, questo è un albergo storico di Venezia. Infatti la camera presenta tipiche finiture di tipo veneziano. Questo è il bagno molto pulito e ordinato, cosa altamente fondamentale quando ci si sposta. Guardate che figata di luce! Questa è la maxi televisione che trovo nella mia stanza. Temperatura assolutamente da abbassare. Anzi, facciamo una cosa, lo spengiamo proprio. Bellissima lampada, sicuramente in vetro di Murano. Andiamo a vedere cosa c'è qua. Wow! Minibar, sicuramente molto costoso. Ecco tutto quello che c'è disponibile, dagli alcolici ai succhi di frutta. L'acqua, sì, c'è, meno male, c'è l'acqua. Wow, anche le noccioline! Nightclub cocktail. Qui guardiamo cosa si trova. Ah, ci avevo già messo la giacca. Se non sbaglio, avevo visto anche che c'è la possibilità di acquistare questo ombrello fighissimo. Però bisogna informarsi un attimino su quanto costa alla reception. La vista non è granché. Comunque ci accontentiamo della stanza. Buongiorno ragazzi da Venezia, sono poco prima delle 8 del mattino, guardate che colori. Qui ci sono tutti gli imbarchi, qui siamo sulla laguna Veneta, i trasporti vengono effettuati tramite i taxi sulla laguna, che sono delle imbarcazioni che ci portano da una determinata location all'altra. Il mio hotel praticamente è su Canal Grande ed è molto vicino a Piazza San Marco, dove ora sto andando perché a quest'ora della mattina ci sono dei colori fantastici. Spero che le riprese vengano come Dio comanda, incravattato e con giacca per la giornata lavorativa. Guardate che palazzi ci sono qua vicino a Piazza San Marco. Quello che vedete dietro queste due strutture è il Palazzo Ducale di Venezia ed ecco il campanile di San Marco. In hotel c'era un caldo esagerato, qui sta tirando un'aria fredda, fredda ma tonificante, devo dire che si sta veramente bene. Sto andando verso il Ponte dei Sospiri, che non è questo che vedete ora in arrivo, ve lo faccio vedere a brevissimo. Quello che si intravede è il Ponte dei Sospiri, dove transitavano i carcerati l'ultima volta prima di essere portati in prigione, perché guardavano lo spettacolo che c'è alle mie spalle, che è poi questo. Tutta la Laguna Veneta. Andiamo verso Piazza San Marco. Allora, in questa parte laterale della piazza ci fecero un po' di anni fa il concerto i Pink Floyd con il palco esattamente là in fondo sulla laguna. Mi sono un po' bardato perché qui la temperatura veramente non scherza, credo che saremo a 0 gradi e col vento la sensazione termica è veramente micidiale. Queste che vedete qui in basso sono le panche quando viene l'acqua alta in Piazza San Marco, che ora vi sto per inquadrare. L'acqua alta, ovvero il fenomeno dell'acqua alta a Venezia, è caratterizzato dal fatto che l'acqua non viene dalla laguna là in fondo, ma bensì dal basso, dai tombini come questo. Quindi, mano a mano che la marea sale, aumenta il livello d'acqua sotto Piazza San Marco, che quindi si inonda completamente d'acqua.
e sono necessarie quelle strutture per poterci camminare in cima. Piazza San Marco in tutto il suo splendore. I classici bar di Piazza San Marco, dove per un caffè ti partono 15-20 euro. Qua in fondo c'è un altro, se non ricordo male, in questo addirittura, mentre tu consumi tua consumazione, scusate un po' il gioco di parole, ti vengono a suonare anche il violino. Rientriamo in hotel, sta per partire la giornata lavorativa. Oggi spero di poter riuscire a fare nuovamente qualche ripresa. Le luci del pomeriggio sono ugualmente fantastiche, soprattutto verso il tramonto. Quindi ci vediamo oggi, buona giornata. Stiamo entrando nelle calle di Venezia, qui ci sono negozi stupendi, ma ci sono dei prezzi veramente assurdi, tipo un paio di scarpe 1500 euro.